parte il progetto è rimasto soltanto sulla carta. Su questo però l'ha detta la verità. Non so se Pino Salvioli sarà il sindaco che voi vi aspettate. Su questo quantomeno è stato profeta in patria, si dice. Comunque, quando nel 2008 si è deciso di formare un solo raggruppamento, perché giustamente sul territorio per poter scardinare un potere lungo 14 anni si sono dovute fare degli accordi, e di formare un solo raggruppamento capace di poter competere elettoralmente con la parte amministrativa, fondando il Movimento Civico Insieme per la Bellizzi che volevano. Si era parlato di un movimento innovativo dove il pluralismo delle idee che si sarebbero confrontate all'interno di esse avrebbe prodotto un programma elettorale chiaro, trasparente, volto solo ed esclusivamente a dare continuità alla crescita del Paese in modo nuovo, lasciando fuori il vecchio sistema politico fondato sull'arroganza, sulla presunzione di onnipotenza dei 14 anni della precedente amministrazione. Alcuni personaggi ambigui che qualche anno fa stavano di fianco a Volpe, ad un certo punto hanno rotto gli equilibri e senza produrre alcuna motivazione valida stavano per ribaltarlo nel 2002-2003. Anche in questa tornata elettorale lo stesso personaggio che ordì nei confronti del vecchio potere condiviso fino al giorno prima ha prima delegittimato l'ex sindaco per poi adottare gli stessi sistemi di potere, adottando lo stesso sistema, vale a dire demonizzare l'avversario politico, facendomi apparire agli occhi dell'opinione pubblica solo un egoista e un faccendiere, e chi non avrebbe appoggiato il movimento sarebbe stato ammesso alla berlina con tutti i sistemi di linciaggio che fino in quel momento l'attuale assessore Esposito ha messo in atto grazie alla collaborazione dei due sindaci vicino a noi. E questo è storia, questa cosa qua. Cari concittadini, oggi è sotto gli occhi di tutti. Il capo indiscusso di questa macchina di potere è l'assessore Esposito, perché ha voluto a tutti i costi un proprio uomo di fiducia a sedere come sulla poltrona di sindaco. Alcuni servi sciocchi che siedono vicino a lui e pendono dalle sue labbra facendo tutto ciò che gli viene ordinato, e parlo del capogruppo Marano, Di Feo, Paolillo, Maddalo, Bettinelli, mentre tutti gli altri diventano succubi delle sue decisioni. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Cosa è successo nel mese che precede? Io vi racconto questi aneddoti perché è storia, e i miei amici che sono stati a fianco a me in campagna elettorale lo sanno.